Abbiamo inteso appunto aprirci anche alle forze politiche e alla città in vista anche della campagna elettorale per arrivare al punto di vista dei lavoratori rispetto alla crisi che si è sviluppata. Quindi con un pizzico di emozione apro questa iniziativa che, come ovvio, si intreccia con la festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Come sapete, il sindacato confederale ha dedicato questa giornata in apertura alla sicurezza sul lavoro, che è diventata ormai da anni una vera e propria emergenza nazionale. Nell'era dell'innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel tempo della realtà aumentata si muore ancora come 50 anni fa. Gli infortuni sono fortemente collegati alle condizioni di lavoro. Non è un caso che ai primi spiragli di lenta ripresa, sia nell'economia sia nella produzione, tornano ad aumentare gli infortuni. Non è un caso che il PIL aumenta dell'1% e gli infortuni a livello nazionale aumentano dell'1%. In questi anni di crisi abbiamo abbassato colpevolmente, tutti colpevolmente, la guardia, gestendo solo le emergenze e le emotività del momento, quando succedono tragedie come quelle che da ultimo ha colpito la nostra comunità, un rotolo d'acciaio che ha spezzato la giovane vita di Gianluca. Ancora dobbiamo ricordare le persone di questa natura. Forse tutti ci siamo adagiati sui cosiddetti dati positivi che arrivavano dalle statistiche. Peccato che non vengono mai messi in relazione alle ore di lavoro svolto. Sarà chiaro o no che se dal 2012 al 2016 tutti i tipi di cassa integrazione in periodi di lavoro differenti sono schizzati alle stelle con punte che sono arrivate a 5 milioni di ore in un solo anno, è ovvio che si lavora di meno e ci si fa anche meno male. Infatti, se prendiamo a riferimento i dati del 2012 al 2016, gli infortuni sono in diminuzione, ma sono in diminuzione anche le ore di lavoro complessive a causa della cassa integrazione, come vi dicevo, in tutte le sue forme. Per il 2017 non abbiamo dati ufficiali, perché come sapete gli infortuni si registrano con un arco molto, molto lungo. Gli ultimi sono del 2016, che sono stati inclusi a dicembre di quest'anno. Però abbiamo i dati nazionali per il primo trimestre, che appunto sono aumentati e quasi contiamo 200, già contiamo 200 morti. In Umbria nel 2012 sono stati registrati 13.186 infortuni, di cui 2.434 in provincia di Terni, il 18,46% sul dato regionale. Nel 2016 in Umbria erano 11.356, di cui 2.375 nella provincia di Terni, il 20,26% sul dato regionale. Quindi cala anche a Terni il dato degli infortuni, ma cala meno che a Perugia. Infatti dei 1.922 infortuni in meno che ci sono stati, 1.673 riguardano la provincia di Perugia e solo 159 la provincia di Terni. Va segnalato che nello stesso intervallo 2012-2016 Perugia è sempre in diminuzione, mentre Terni aumentano: 116 infortuni nel rapporto 2012-2013 e 120 infortuni nel rapporto 2015-2016, quindi il biennio appena concluso. Va inoltre segnalato che in Umbria solo un settore di attività economica aumenta gli infortuni in maniera significativa, la X, quella che non è determinata. Questo che passa da 1.423 infortuni nel 2012 a 1.607 infortuni nel 2016, dal 16,61 al 22,64. Questi X sono quelli che non possono avere, le lavorazioni che non possono avere nessun codice Adecco, e nel 2016 abbiamo avuto l'esplosione dei cosiddetti patch, quelli che venivano attivati un minuto dopo che il lavoratore si infortunava per avere la copertura. Quindi sono dati che rispetto anche alla precarizzazione del lavoro fanno in forte connessione. Nel 2016 gli altri settori più colpiti sono ovviamente le attività manifatturiere con il 20,16%, di cui la voce predominante è la fabbricazione di prodotti di metallo. Noi su questo a Terni abbiamo il record storico anche nel rapporto in termini assoluti con la provincia di Perugia, come è noto per la vocazione industriale che abbiamo. Le costruzioni seguono a ruota con il 10,19%, il commercio con il 10,71%, i trasporti con il 7,61% e la ristorazione con il 5,3%.
Anche le morti sono in diminuzione, ma i numeri così bassi per fortuna non consentono una statistica in percentuale credibile. Ad ogni modo, a Terni si passa da 7 infortuni nel 2012 a 6 nel 2016, quindi anche qui la diminuzione di una sola unità. L'Umbria passa da 26 infortuni mortali a 22, ancora è un'enormità. Non ci può far stare tranquilli perché dobbiamo sentire tutti come una sconfitta, istituzioni, sindacati e imprese. Questa è la vera maglia nera che come territorio portiamo da anni e che è ora che ci dobbiamo togliere. Da qui vogliamo ripartire, dalla sicurezza e il cuore del lavoro agli stati generali per il lavoro. Alla crisi economica e sociale di questo territorio che ha perso oltre 2.500 posti di lavoro, si è aggiunta una crisi politica che riguarda in prima battuta il comune Capoluogo, ma in realtà tutta la provincia, come le amministrazioni locali, sempre più in difficoltà nel dare risposte ai propri cittadini. Oggi abbiamo l'opportunità del riconoscimento dell'area di crisi complessa per i 17 comuni della provincia. Il Ministero ha già deciso un criterio con il quale disporrà i finanziamenti, altrettanto farà la regione. In questo particolare momento storico ci sentiamo in dovere di avanzare qualche proposta che mettiamo a disposizione di una comunità. Vogliamo ovviamente partire dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici che siamo chiamati a rappresentare. Non dobbiamo e non possiamo dimenticare che una città o un comprensorio funziona se attorno a un ecosistema 4.0, mobilità, territorio, rigenerazione urbana, interconnessione non solo fra macchine e persone, ma anche con il territorio, con la ricerca, le amministrazioni pubbliche, con la scuola e l'approvvigionamento energetico, senza lasciare naturalmente gli investimenti più importanti, quello sulle persone e sul lavoro umano, a partire dalla formazione. La retta quindi non può che essere il lavoro e la sua valorizzazione, e la gestione dell'area di crisi complessa può produrre lavoro di qualità. Le direttrici che abbiamo individuato rispetto al lavoro e alla sua valorizzazione sono salute, ambiente e sicurezza, che è l'elemento di cui inneggiamo questo primo maggio. Chimica verde, economia circolare, gestione dei rifiuti, protocollo SAS, MESO 2.0. Infrastrutture, mobilità, logistica integrata e comunica, piattaforma logistica, banda larga, appalti, condizioni della dovrebbero essere i protocolli che abbiamo avviato la discussione anche in questo. Welfare, formazione, come dicevamo, contrattazione aziendale, contrattazione aziendale e sicurezza. Per ognuna di queste cose che ci rappresenta dal punto di vista plurale del lavoratore. Con tenacia abbiamo cercato il massimo dell'unità possibile, anche con chi ci ha detto all'ultimo minuto che non vi erano le condizioni unitarie per questa proposta, senza specificare nulla. Dal 1887, quando uno dei marchi di Chicago, con le parole del RAI giorno in cui il nostro cinema, la propria potenza delle voci strangolate oggi, che i lavoratori e le lavoratrici lavorano per l'emancipazione. Dal 1889, quando la seconda internazionale decise di proclamare il 1 maggio, giornale internazionale della lavoratori che festeggiava, da sempre il 1 maggio è tornata la lotta efficace. Nel 2018 a Terni sarà anche una giornata di protesta. Viva il 1 maggio, viva la società, viva la vita, viva la lavoratrice. Tentare di rispondere al combinato disposto della crisi che è insieme economica, che in Umbria non è per niente finita e men che meno non è a Terni, ma anche politica, e non si può che tentare di farlo partendo da una risposta d'insieme che guardi a tutto il territorio provinciale, tenendo le due articolazioni fondamentali della crisi del comprensorio, che sono il tema del lavoro e il tema dell'ambiente. Troppo spesso ai noi giocate in maniera contraddittoria l'una contro l'altra. Questa è una cosa che per quanto ci riguarda è assolutamente negativa, perché sono due tematiche che vanno sempre tenute insieme, anzi sviluppare l'una significa anche affrontare l'altra. E se è vero sempre, lo è vero ancora di più adesso, perché la proposta che poi verrà tra poco snocciolata nelle varie interviste si nota attorno al tema fondamentale, che è il tema dell'area di crisi complessa, che tiene insieme quindi la possibilità di coniugare i due aspetti con gli investimenti, il tema degli investimenti pubblici, il ruolo finalmente del pubblico nella ricostruzione, in quella che è poi lo sviluppo economico
necessario per riprendere. Abbiamo quindi inteso sviluppare questa proposta in un forum a più voci che tenendo conto delle, di più sensibilità possa, come dire, aiutare sia chi parla che chi ascolta a capire meglio. Vuole essere non un tentativo definitivo, ma una risposta, una proposta a tutto il territorio per cercare di ripartire. Allora io inviterei qui innanzitutto i segretari generali della CGL e della CISL che esporranno questa, il frutto, diciamo, di questo lavoro congiunto rispondendo alle domande di quattro giornalisti che abbiamo invitato per l'occasione per discutere un po' del documento. Io chiaramente non ha senso quindi dire adesso quali sono le tematiche principali perché è in distribuzione, ma le vedremo insieme poc'anzi. Quindi prego, se volete accomodarvi, è brutto diciamo parlare con le spalle al pubblico quando noi. Prego. Prego, Noemi. Fondamentali perché non ci può essere la salute oggi come oggi, soprattutto in una comunità come la nostra, se non c'è la massima attenzione e quindi la tutela della salute dei lavoratori e della tutela ambientale. Le altre questioni è quella di cogliere, l'abbiamo sfumato
ci sono delle opportunità, come l'area di crisi complessa, al di là delle risorse che poi realmente arriveranno, ma che può essere un'idea per far cambiare anche modo di pensare, modo di lavorare alle associazioni datoriali. C'è la nuova legge regionale sul lavoro, che anche in questo caso cambierà il paradigma, dove non si parlerà più di politiche difensive sul lavoro, ma di politiche attive sul lavoro. Bene, gli attori sociali in questa fase dovremmo incrociare tutte le nostre idee, perché dovremmo, a nostro avviso, andare a realizzare finalmente un'analisi del fabbisogno territoriale per capire cosa serve la città oggi, cosa serve la città fra 10 anni, cosa serve la città fra 20 anni, perché questa è l'idea che dobbiamo, secondo noi, avere, ma con tutti insieme, in modo tale che si possa ragionare in primis sul tema della scuola, perché poi la scuola diventa fondamentale, e se le nostre aziende, adesso vado a fare un esempio, ci chiederanno che da qui ai prossimi 10 anni servono chimici, noi dovremmo cercare di convincere i nostri figli, i nostri nipoti a intraprendere determinati percorsi di studi. Se serve un altro tipo di lavoro, bisognerà fare scelte differenti, e questo mi riallaccio all'altra questione, a nostro avviso fondamentale, che è quella della formazione. Una formazione che deve essere permanente e che vale sia per le nuove generazioni, a cui dobbiamo appunto fornire l'idea, ma anche per quelle persone che il lavoro l'hanno perso, che si ritrovano a 50 anni senza avere un futuro certo. Dovremmo cercare anche lì di intervenire in maniera concreta, in maniera certa, per dare anche a loro le indicazioni di come potersi riqualificare, di come potersi tornare a essere utili per la società e soprattutto per poter disporre di un lavoro dignitoso. Rispetto alla domanda, conoscendo tuo perfil, ti rispondo, ti voglio bene anch'io, ti rispondo dicendo che la novità è rappresentata dalla sistemazione sulla quale abbiamo lavorato insieme per mettere ordine a un programma, un lavoro che si è sviluppato in tempo. Cioè, noi sulle questioni che stanno nel documento abbiamo fatto iniziative nel recente passato, abbiamo affrontato anche in un lavoro di studio gli argomenti e le criticità legate all'area tendente. Su quello abbiamo pensato, attraverso un lavoro di sintesi, di offrire un'ipotesi di lavoro che sottoponiamo ovviamente all'attenzione delle forze politiche, delle associazioni datoriali, delle istituzioni, perché pensiamo che quelli costituiscano alcuni dei punti critici. Non è la Bibbia, lo strumento unico. Noi pensiamo che su questo si possa avviare il confronto. La novità è questa, spesso la novità può apparire anche banale in alcuni momenti. Abbiamo tentato di evitare di essere nell'originalità banali. Un'altra domanda e poi lascio ovviamente spazio ai giornalisti. Su questo territorio esistono 18 multinazionali. Di queste 18 multinazionali mi pare di non aver così notato la possibilità di far leva sulla loro presenza per avviare quei processi che una volta si chiamavano di verticalizzazione, o si chiamano di differenziazione, o si chiamano in tanti altri modi. Parto da ThyssenKrupp ovviamente, fino a quando ci sarà, ma penso a tutte le altre, molte delle quali hanno anche presentato dei progetti relativi ai finanziamenti per la crisi complessa. Questo ovviamente è un problema che deve riguardare il sindacato locale, ma il sindacato locale deve farsi aiutare, immagino, da quelli nazionali per poter fare pressione su queste multinazionali perché queste possano dar vita, grazie anche al supporto di una classe imprenditoriale locale che molto spesso è latitante, questo va detto, per dar vita a processi di, insisto, verticalizzazione delle produzioni per poter far nascere su questo territorio anche delle attività complementari che possano
quantomeno aiutare a ridurre l'entità di questa emorragia di posti di lavoro, che abbiamo perso il 2550 in 8 anni, mi sembra, e hanno portato questo territorio, questo Ternano in particolare, a scontare una disoccupazione giovanile che è al 40% e oltre. Questo vuol dire che 4 ragazzi su 10 della nostra città non hanno un lavoro, né hanno una prospettiva di lavoro. Probabilmente convincere le multinazionali del fatto che noi siamo molto contenti di quello che siamo sul nostro territorio, siamo entusiasti del fatto che loro fanno profitti sul nostro territorio. Ci piacerebbe molto poter pensare che queste multinazionali poi possano contribuire in maniera fattiva allo sviluppo del territorio, che non solo a pagare un po' di stipendio. Voi ne che pensate? Terni costituisce uno degli esempi più convincenti della teoria globale e locale, in quanto il sistema industriale del nostro territorio, che è fortemente contaminato dal sistema delle multinazionali, deve trovare una propria identità specificante a livello locale. Tu lo dicevi nella domanda, ruolo fondamentale dovrebbero avere le associazioni datoriali, l'impresa, perché non è che il sindacato fa impresa, è solo le imprese che devono rendersi protagoniste nella trasformazione anche attraverso la crisi di progetti e identità. Ora, per quanto per le conoscenze che abbiamo al momento, una multinazionale ha presentato un progetto molto corposo sul nostro territorio nel settore della chimica. Un'altra multinazionale nel settore della siderurgia ha annunciato un intervento che è strettamente collegato a un processo di recupero delle polveri. E saremmo curiosi tutti di conoscere le caratteristiche di questo progetto, la qualità, gli elementi che possono in qualche modo impattare sul piano occupazionale e soprattutto qual è la strategia di quest'altra multinazionale della siderurgia. È naturale che qui si pone un problema, appunto, ed è quello su cui discutiamo da tempo. L'Italia deve avere un ruolo diverso in Europa. Bisogna avere una politica industriale adeguata. Il sindacato deve sempre più essere un sindacato europeo, perché se non si riesce a stringere questo collegamento e avere un riferimento nel sistema europeo, si corre il rischio che chiusi all'interno dei confini nazionali sia del tutto marginali, se non inutili, nella propria funzione. Per cui noi riteniamo che questo insieme di cose possa costituire un intreccio importante su cui sviluppare un ragionamento nel presente, sapendo ovviamente che il ruolo delle multinazionali è fondamentale. Anche qui dobbiamo avere ben chiare le distinzioni, perché il modello renano ha cultura, organizzazione, sistema di impresa diverso dal modello anglosassone. Siccome noi abbiamo un sistema molto eterogeneo di presenze, noi su questo dovremmo avere l'intelligenza di costruire un sistema di reazione. Dovremmo pretendere anche dalle multinazionali un collegamento con il territorio e con la vita del territorio più attiva. A me risulterebbe, non so se Riccardo ha notizie diverse, ma insomma non mi risulta un coinvolgimento nelle associazioni datoriali delle multinazionali tali da portare un contributo positivo al sistema delle relazioni nel territorio e al ruolo che poi è giusto che svolgano per l'importanza che hanno, per il valore economico che rappresentano, per la storia, la strategia, per le scelte industriali che possono mettere in campo. Sicuramente il management di queste imprese dovrebbe prestare più attenzione alla vita associativa rispetto alle tante scelte troppo spesso impostate sul piano personale delle relazioni, che sicuramente non giova e non è utile al capitale.
Allora, rispetto a questo ragionamento, di Attilio, cerco anch'io di aprire un'altra fase, quella di che è un po' lo sforzo che ci siamo ripromessi di fare in questa giornata, quella di essere appunto maggiormente propositivi. Il tema delle verticalizzazioni in questo territorio è un tema, ahimè, no, annoso. Se pensiamo, adesso penso all'Asta, che comunque qualche progetto, qualche idea ce l'ha, dovremmo vederla chiaramente, no, messa e tradotta cosa può significare. Penso alla nuova monta, che comunque produce materiali. Posso pensare all'Erge, che insiste in questo territorio e che no, ha fatto delle rinnovabili veramente una strategia di vita e di impresa. Ecco, se noi riuscissimo a mettere queste buone pratiche a rete, probabilmente potremmo dare anche all'esterno un'immagine di una città che, per esempio, lavora sulle questioni ambientali. E poi, certo, il progetto Scorie della CEI Speciali Terni doveva essere pronto, sì, quello è vero, è stato sempre posticipato nel tempo, però chiaramente un'idea come quella, che se messa realmente in pratica sarebbe rivoluzionaria per no, rendere in questo caso la nostra acciaieria una no, azienda siderurgica, potremmo definirla quasi, no, ancora più circolare rispetto a quello che promuove. E dovremmo essere incisivi ancora una volta. E torno, non voglio che questo rischio di essere un po' il leitmotiv della giornata, però ritorno al tema della formazione. Secondo noi dovremmo mettere a rete proprio le esperienze che queste multinazionali hanno affinché Terni possa diventare un centro per la formazione qualificata per tutti i tecnici. E citava l'esempio tedesco Romanelli. Quando abbiamo avuto modo di visitare alcune realtà in Germania, beh, i centri di formazione dove gli studenti vanno ad effettuare l'alternanza scuola-lavoro, dove comunque le persone si possono formare e poi andare ed essere recepiti nel bacino del lavoro, beh, anche in questo caso potrebbe essere un'idea che, se messa a rete, messa a sistema, può fornire tanto no, proprio per l'occupabilità. E quindi riferisco sempre, perché alla Terni di qualche anno fa, quando ci fu lo sviluppo anche dell'università, mi ricordo che c'era anche un vivere diverso, un vivere migliore no, della città. Ecco, dobbiamo probabilmente raccogliere queste esperienze anche culturali, tradurle in esperienze formative e poi tutti insieme chiedere quelle che possono essere realmente le cose che ci servono. Nel frattempo ringrazio anche Paolo Silveri, segretario del PD, che è arrivato, Marco Torricelli, non avevamo presentato, insomma, però attualmente corrispondente del sito web, e do la parola a Claudia Sensi di Terni Breve e Caminetto. Per quanto riguarda la violenza in città, integrata sia materiale che culturale, voi scrivete che si potrebbe attivare uno strumento di governance a livello locale che dovrebbe trovare la sua specifica competenza territoriale nell'ambito comunale o attraverso il prefetto. Ci volete esplicitare questo concetto, anche perché concludete il documento in maniera abbastanza pessimistica, scrivendo: in una fase in cui le condizioni generali di crisi hanno determinato solitudine, disperazione e conflitti, rimettere insieme i bisogni e le persone appare una meta irraggiungibile. Appare non è in senso negativo, cioè deve essere lo scenario all'interno del quale una comunità deve assolutamente ritrovarsi. Dicevo in alcune interviste, io registro nella nostra comunità come effetto conseguente della crisi, in parte inevitabile, perché la crisi economica determina rotture, fratture sul piano sociale, sul piano personale.
si registra la necessità di ricostruire prima di tutto un sistema di relazioni personali costruite su che cosa? Sul rispetto e il riconoscimento reciproco dell'altro. Noi abbiamo bisogno di, anche di costruire una condizione di speranza in questa comunità che permetta a chi vive di guardare al futuro con un occhio e con un'attenzione diversa. È chiaro che il rapporto e le relazioni interpersonali diventano fondamentali, i fenomeni di violenza che hanno investito soprattutto il mondo femminile sono un eccesso degenerativo inaccettabile, intollerabile in questo contesto. Noi dobbiamo lavorare perché si rispetti una condizione di attenzione e di equilibrio. Questo si fa innanzitutto, Claudia, assegnando alle donne il ruolo che gli aspetta sul piano lavorativo. E qui noi lo sosteniamo da tempo. Noi pensiamo, crediamo che sulle questioni del lavoro si debba riattivare un processo che per troppo tempo ha visto le donne escluse dal mondo del lavoro attivo o solo utilizzate per alcune attività marginali e sottoretribuite. Noi pensiamo che questa sia la prima condizione vera. La seconda è quella di ripristinare, come dicevo, un sistema di relazioni che è fondate sul rispetto, non sull'inventiva, non sulla violenza, non sulla polemica fino a se stessa, che in questa città e in questo territorio sta degenerando in maniera inaccettabile. E la terza condizione, pensiamo che un modello sociale che fa del lavoro dell'uomo e della donna il perno, in cui la dignità passa attraverso il lavoro e la propria libertà, sia una delle precondizioni che permette poi alla società di camminare e di poter procedere in maniera diretta. Noi nel documento parliamo di avviare delle iniziative in tal senso, come tu ricordavi, perché pensiamo che accanto a un processo culturale importante siano necessari poi gli strumenti che consentano la realizzazione e riconsegnare fiducia nella città, nei territori, è parte fondamentale di questo processo, con le istituzioni chiamate a svolgere questo ruolo di controllo del territorio che lo debbono fare nella loro pienezza e nella garanzia dei cittadini. Se mi è consentito, rispetto alla stampa, forse anche la stampa deve avviare delle forme di comunicazione che trasmettano un'idea degradata, ma che lavorino sulla qualificazione del tessuto urbano, perché se per lo scoop o per apparire più attraenti si mettono in evidenza solo le negatività, io penso che questo non contribuisca a un processo di crescita collettiva. Ho letto dei titoli di giornali di un giornale secondo me molto molto discutibile nell'impostazione, nella qualità dell'articolo e nel modo come si pone rispetto a queste questioni. Io credo che anche su questo ci sia bisogno di un salto di qualità e di un valore che dobbiamo assolutamente ricercare insieme e riconsegnare a questa comunità la serenità necessaria che favorisca il vivere. Nelle settimane scorse abbiamo anche in tessuto alcuni incontri con associazioni tipo ARCI o Caritas, proprio per cercare di capire in primis quelle che sono le dinamiche e per cercare anche poi di affrontarle. Contestualmente abbiamo anche alcuni dati relativi al reddito di inclusione, cui noi almeno come CESA abbiamo cercando di aiutare anche nell'elaborazione delle domande. E quello che emerge è un quadro allarmante, è un quadro
direi di cui bisogna prendere in considerazione, perché chi sta facendo le domande del reddito di inclusione non è chi no, c'ha proprio l'aspetto, diciamo, questo è povero, questo è un disperato, no, c'è anche il nostro vicino della porta accanto che non ce ne rendiamo conto, e il nostro vicino della porta accanto è, non è uno, ma sono numerosi. E rispetto a questo perché? Perché probabilmente il tema del lavoro che viene meno, della dignità, sono problematiche che poi devono essere affrontate. Questo crea disturbi alla sicurezza, disturbi alla società. Probabilmente nella stragrande maggioranza dei vicini della porta accanto no, però in un lungo periodo questo genera stress, assolutamente sì. E se poi il lavoro, una schiena, no, continua ad essere anche precario, continua a essere intermittente, è vero, quindi apro una piccola parentesi, che i contratti a tempo indeterminato da gennaio 2017 fino al 2018 sono aumentati dell'11%, però sono aumentati dell'83% i contratti a tempo intermittente. Significa che i nostri giovani sono quelli che poi lavorano una volta a settimana, che ricevono il messaggio su WhatsApp alle 11 della sera per andare a lavorare la mattina, e anche questo genera, no, una sorta di insicurezza, e anche questo noi lo dovremo traslare per quello che saranno i prossimi anni, perché con le riforme pensionistiche che ci sono state, che hanno attraversato un po' tutti i governi, no? Perché quello di partenza, insomma, è quello del 95, quello che per quelli della mia generazione ha cambiato, ha stravolto, no? Il modo di andare in pensione. Noi abbiamo dei dati, dei cosiddetti baby boomer, che tra il 45, quelli nati tra il 1945 e il 64, che nei prossimi 20 anni andranno in pensione. Poi dirà, ma che c'entra questo? No, no, perché noi dovremmo cominciare a pensare che un sistema nostro di welfare, quindi mi inserisco Claudia, no, al discorso della sicurezza che è fatto pari passo, rischia che si rompe, perché se le nascite non ci sono, nel giro dei prossimi 20 anni avremo il record in cui 18 milioni di persone andranno in pensione. Uno, chi alimenterà l'INPS se i lavoratori diminuiscono, ma chi alimenterà anche i servizi assistenziali se non ci sono il lavoro, non ci sarà manco chi paga le imposte, le tasse e quant'altro. Soprattutto ai giovani che non avranno più, o rischieranno di non avere più, perché poi impegneranno anche loro il sostegno che oggi è quello delle famiglie. Bisogna cominciare a dire che andranno in pensione facendo un calcolo su tutta l'arco della vita lavorativa, e che secondo alcune stime recenti che abbiamo ricevuto da almeno noi dal Centro Studi di Firenze, con il 46% dell'ultimo stipendio. Quindi c'è un problema di sicurezza reale oggi, che dobbiamo affrontare anche senza lo stereotipo e senza alcune urla, come diceva Attilio, cercando di capire anche, di fare uno sforzo sociologico per affrontare alcune questioni, cercando anche di riprenderci quegli spazi che sono nostri e che quindi, no, dovremmo rifrequentare e averci la sicurezza di rifrequentarli, senza secondo me avere paura che se qualcuno commette un reato è giusto che paghi, che ci sia anche lì un minimo di certezza della pena, perché poi le persone chiedono essenzialmente questo. E lo dice uno che ha fatto, insomma, no, fa delle politiche, no, cerca di farle anche da un punto di vista sociale, però le persone in questa fase ci chiedono anche questo. E poi è chiaro, qui ritorniamo anche al sistema nazionale, se 15 anni fa a Terni avevamo l'esperienza del poliziotto di quartiere, io faccio sempre riferimento a mio figlio, che è cresciuto parlando, no, con questo poliziotto, che girava e cercava di capire se una determinata azione potesse o meno comportare, no, dei rischi. E poi tagliamo anche lì, insomma, è difficile rimettere anche la vigilanza sul territorio, e
o meglio, servirebbe anche in questo caso un tessuto sociale di fiducia, e su questo noi dovremmo cominciare a lavorare probabilmente di più, affinché noi come persone torniamo a fare nuovamente comunità. Ovviamente 500 tir al giorno, c'è il problema dei collegamenti in autobus tra la periferia e il centro, io aggiungo un enorme numero di mezzi che attraversano non solo la TL ma anche quella pedonale come Porto Tacito, e voi dite giustamente che va totalmente riversata la mobilità urbana, proponete mezzi elettrici a basso impatto, il trasporto pubblico a chiamata, la metropolitana di superficie e la piattaforma logistica. In particolare per queste ultime due se ne parla ormai da tanti anni, forse anche troppo, e molto poco si fa a riguardo. Quindi secondo voi come si supera questa impasse? Termini concludati, perché dovrebbe avere, come dire, delle risposte concrete in queste settimane. Ci è stato detto che il completamento della piattaforma logistica è parte integrante delle richieste fatte al Ministero nei programmi presentati in occasione della area di crisi complessa. Quindi completato l'allaccio ferroviario c'è solo da organizzare la piattaforma logistica nella gestione. Noi diciamo delle cose in proposito. Per esempio, chiediamo alla Regione dell'Umbria se ha ancora ragione questa idea che nel tempo, negli ultimi anni, si è sviluppata, dove nell'arco di 120 km sono tre piattaforme logistiche. Forse in un processo di razionalizzazione e di riorganizzazione della mobilità, che per i centri urbani è fondamentale, questo aspetto forse dovrebbe essere ripensato, perché è chiaro che concentrare le risorse su una delle piattaforme logistiche diventa uno strumento che può dare vita, respiro al sistema della movimentazione delle merci, sapendo ovviamente che la piattaforma logistica di Terni ha diciamo dei vantaggi sul piano gestionale e sul piano infrastrutturale che sono giustificati dalla posizione geografica. Noi siamo in una posizione centrale dell'Italia che ha vicinissimo il collegamento con Orte, quindi probabilmente le decisioni che furono assunte di uscire dal consorzio di Orte per aderire a quello di Chiesi fallito dovrebbero indurre le istituzioni umbre a ripensare questa loro decisione e a ricollocare la piattaforma logistica di Terni in un sistema che veda in Orte un punto di riferimento. Lo diciamo ormai da tempo, abbiamo la necessità che si sviluppi questo sistema del collegamento orizzontale, avendo come punti di riferimento che cosa? Civitavecchia e Ancona, perché poi l'economia ternana vive direttamente di questi due terminali fondamentali. Poi c'è il problema dell'assetto urbano. I 500 tir a cui facevi riferimento e che costituiscono una criticità per questo territorio vanno sicuramente rimossi con una organizzazione della mobilità interna alla città più dinamica e meno impattante. Noi pensiamo che il mezzo elettrico possa sicuramente costituire anche qui un approdo. Abbiamo la necessità di ripensare anche alla movimentazione delle persone. Cioè Terni ha una percentuale altissima di frequentazione e attraversamento dei mezzi privati. Capisco che questi argomenti sono ipersensibili. Abbiamo visto la discussione che si è aperta qualche tempo fa su una richiesta fatta di riapertura della ZTL.
no? Che io ritengo essere inaccettabile come richiesta, perché il commercio del no non si difende eliminando la ZTL, ma probabilmente riqualificando nelle proprie prestazioni, come penso che la stragrande attenzione manifestata sull'incenerimento dovrebbe essere altrettanto espressa sull'uso del monoscopio, perché se poi andiamo a vedere gli elementi impattanti, forse avremmo delle sgradite sorprese per chi si è costruito una teoria solo su una voce del degrado ambientale del nostro territorio. E io credo che allora, in maniera molto seria, sapendo che andiamo ad aggredire alcuni aspetti che riguardano la vita individuale, privata, e contemporaneamente andiamo anche a discutere di un sistema dei servizi, io credo che su questo ci sia bisogno di grande coraggio e anche di una visione dinamica della città che favorisca una gestione del rapporto lavoro-ambiente diversa da quella che abbiamo sino ad oggi registrato, non con l'idea della cancellazione del lavoro e dei sistemi che producono lavoro, ma una integrazione seria che crea un equilibrio tra lavoro e ambiente. Brevissimo, io prima insomma, ho omesso una cosa che per la mia generazione può costituire un elemento di discussione interiore. Io sono appartenente a quella generazione post-68 che è cresciuta con l'idea che ci fosse bisogno solo di affermazione dei diritti, perché diritti significa in modo particolare libertà, rispetto individuale. Ecco, la mia generazione ha commesso un errore che ha scisso il binomio, cioè accanto alla parola diritti ci sono anche i doveri, e i doveri non sono un appendice ma debbono costituire una parte fondante il tema dei diritti. Se si vogliono più diritti bisogna avere piena consapevolezza dei doveri che accompagnano i diritti, perché se no sabotiamo l'idea dei diritti. E questo, rispetto anche al tema prima dicevi della legalità, è un elemento essenziale e fondamentale, che essere e vivere all'interno di una comunità significa essere e vivere con la consapevolezza che della comunità si debbono chiedere i diritti, ma si deve avere anche il grande rispetto dei doveri che accompagnano la vita collettiva, che poi porta all'applicazione delle leggi, al rispetto delle leggi e tutto quello che ne consegue. Per cui chi delinque deve essere giudicato per gli atti compiuti, perché non esiste teoria buonista, c'è solo la necessità di tenere in piedi un sistema comunitario. Nella mia esperienza, che sto facendo come segretario regionale della CISL, ho avuto modo di conoscere un'azienda su dell'Alto Tevere, la LC3, che è un'azienda di trasporti, che si sta convertendo, che utilizza il biometano. È, chiamiamolo, un carburante innovativo, tra le tante soluzioni che ci possono essere, ha come obiettivo quello di diminuire sostanzialmente le emissioni di polveri sottili, di eliminare l'inquinamento acustico, e su cui alcuni grandi gruppi alimentari, Lidl per primo, ma poi anche Conad, Coop, ma anche qualcun altro, si stanno avvicinando, perché chiaramente utilizzare per il trasporto delle merci camion, TIR, che sono a basso impattante a livello inquinante, può essere rivenduto con pubblicità positiva. Perché ho aperto questo ragionamento? Perché praticamente, ritorno al discorso delle buone pratiche, noi qui in Umbria abbiamo aziende che, se messe veramente a rete, se supportate, potrebbero fare anche in questo caso
giorno, quindi io parto sempre da Terni perché Terni insomma negli anni no, con il mondo dei trasporti è stato un punto di riferimento anche nelle politiche, no, dei trasporti stessi a livello nazionale. Se mettiamo a rete quelle esperienze positive che ci sono, probabilmente otterremo un miglioramento dell'ambiente e quindi dell'area in cui noi viviamo. Poi la politica deve svolgere qui un ruolo sempre determinante, perché l'idea che riproponiamo oggi è un'idea che la metropolitana di superficie non è che c'è, ma non è stata mai completata. L'idea di creare le condizioni affinché i COINS, i rotoli d'acciaio in città, venissero movimentati, no, attraverso ferrovia, qui c'è Celestino Attilio, lo ricordava prima lui, quindi non ha, che c'ha una certa età, l'hanno proposto in tempi, no, non sospetti, no, cioè, quindi, però poi in realtà ancora stiamo discutendo se la piattaforma logistica parte o non parte, non parte. E su queste poi le criticità di una politica che poi quando arriva al dunque probabilmente non affronta quelle le questioni che sono invece di rimessi per creare, ripeto, le migliori condizioni, ritorno all'Orte Civitavecchia. Prima o poi come comunità dovremmo cominciare a ragionare se l'Orte Civitavecchia serve ancora solo esclusivamente per Asta, serve probabilmente meno rispetto a quando purtroppo più tempo magnetico, se magari possa servire invece per essere un'attrazione turistica, probabilmente sì, perché il porto di Civitavecchia è il porto più importante per quello che riguarda il turismo. Ci abbiamo le condizioni per cominciare fin da subito a dire quando scendono i turisti a Civitavecchia e riportarli in Umbria? Secondo me prima lo facciamo e probabilmente prima riusciamo a fare anche un servizio alla nostra comunità. Ritornando al discorso chiaramente della piazza logistica e della situazione su Terni, le colme di Ciottiri, lo dice l'APA, sono inquinanti insomma, che dobbiamo cercare di debellare, e alcune idee, alcune proposte che abbiamo messo nella piattaforma, ma che abbiamo anche circostanziato adesso vanno in quella direzione. È chiaro che i tempi devono essere più rapidi possibile, soprattutto certi, sempre per il benessere nostro e per la comunità. Emanuele Lombardini, la notizia quotidiana. Io prendo spunto da alcune cose che voi avete messo qui relativamente ai giovani, al lavoro, al reinserimento, all'inserimento dei giovani per quanto riguarda il lavoro. Per quello che ho potuto vedere io, un po' dall'esperienza personale, un po' perché chiaramente facendo questo lavoro ci abbiamo spesso a che fare con storie e vicende di questo tipo, a me sembra che le questioni qua siano due. Una abbastanza evidente, che è quella dei giovani che naturalmente non riescono a trovare sbocchi in città e quindi magari spesso sono costretti ad emigrare, andare via, e forse, come dire, la città non offre neanche adeguatamente un modo adeguato di preparazione per loro per poi essere inseriti in città. Ma secondo me poi c'è un altro aspetto. Io noto che c'è tutta una generazione di mezzo, quella più o meno diciamo che va dai 30 ai 40, ai 45, 46, 47 anni fino ai 50, che è la generazione più penalizzata, perché le aziende vanno alla ricerca di giovani magari appena usciti dall'università, oppure, visto che c'erano, sono visti incentivi di persone sopra i 50, no? Perché costano meno, no? Da questo punto di vista, ma la fascia 35-45 che perde il lavoro, come si inserisce? I casi sulla disoccupazione, non occupazione purtroppo,
riferimenti specifici che sono i dati forniti dai centri per l'impiego, ma anche, se vuoi, visivamente dai rapporti che abbiamo con le organizzazioni sindacali, con gli utenti che vengono nelle nostre organizzazioni. Cioè, noi abbiamo purtroppo in negativo un'area che è gli over 50, fortemente segnata da disagio sociale, perché sono quelle persone espulse dal mondo del lavoro che con grande difficoltà riescono a ricollocarsi nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Poi c'è il problema della disoccupazione giovanile, che è altrettanto grave. Noi lo scriviamo nel documento, abbiamo una situazione di questo genere che per alcuni versi è di, come ha ricordato Riccardo, per la mia generazione di grande auspicio, cioè un invecchiamento e un aumento della vita per chi invecchia, e chiaramente nella positività di questo dato però ci sono aspetti che pesano nella gestione di questo comparto, di questo settore delle persone anziane. Contemporaneamente abbiamo una diminuzione di presenze giovani, perché diminuiscono le nascite e perché i giovani che hanno deciso di vivere in questo territorio poi per la mancanza di lavoro sono costretti spesso a fare la valigia e andarsene, e questo è di fatto un altro handicap pesante sullo stato dell'occupazione, perché poi chi se ne va generalmente? Chi ha acquisito conoscenze, ha una professionalità che è in grado di spenderla negli ambienti dove viene accolto. Allora, come si risolve questo problema che sta diventando un problema di notevole dimensione nel nostro territorio? Noi pensiamo innanzitutto che sia necessario rivedere il Jobs Act strutturalmente, perché quanto previsto nelle norme del Jobs Act, soprattutto quanto previsto in tema di ammortizzatori sociali, ha prodotto dei danni incredibili nella gestione delle crisi, aumentando il numero delle persone senza prospettiva. C'è una questione a cui Riccardo ha fatto riferimento in più occasioni, che riguarda la formazione. Noi abbiamo bisogno di una scuola che sia strettamente collegata al mondo dell'impresa, perché noi abbiamo una presenza massiccia di diplomati che spesso non sono spendibili nel sistema dell'impresa o nel mondo del lavoro, e invece noi dobbiamo recuperare queste potenzialità offrendo chiaramente una risposta al fabbisogno dell'impresa. Abbiamo recentemente fatto un incontro all'ITS ex Ibis, dove la preside diceva che la scuola è sottoposta a richieste di personale qualificato in alcuni comparti e questo personale non c'è, perché le scelte che vengono fatte nel sistema sono delle scelte non sempre condivisibili. E qui andiamo a toccare un altro aspetto che riguarda sicuramente il lavoro, ma che riguarda anche gli aspetti educativi e formativi. Noi abbiamo bisogno che ci sia un processo di formazione permanente, ma abbiamo bisogno anche di riqualificare il sistema scolastico, perché chi frequenta l'ITS o l'istituto professionale non può essere considerato un giovane emarginato, non accolto dal sistema scolastico, perché se questa è la filosofia che ispira spesso le scelte, è chiaro che noi andiamo a penalizzare la formazione tecnico-professionale, che invece è fondamentale nel sistema, ed è fondamentale in un'area industriale come la nostra, che continua a ripetere, rappresenta il terzo sito industriale italiano, e quindi abbiamo bisogno di mantenere questo processo. Direttamente poi bisogna creare posti di lavoro. Noi chiediamo alle imprese
e la crisi complessa da 181 debbono essere uno strumento in grado di promuovere lavoro e occupazione. E su questo però l'impresa deve svolgere il proprio ruolo, perché non lo possono sostituire altri. Poi è compito anche delle istituzioni e del governo di definire il campo delle strategicità. Noi per esempio diciamo sui temi dell'ambiente, sui temi della salute, sui temi dell'assistenza esistono delle opportunità di lavoro che vanno organizzate e costruite. Noi facciamo un riferimento, poi ne parlerà anche Riccardo, in un tema specifico che è quello del recupero del patrimonio abitativo. Bisogna che su questo terreno si investa per mettere a norma in sicurezza le strutture che abbiamo, ma si investa anche per recuperare un patrimonio che sta degradando e che invece deve essere una risorsa. Noi non abbiamo bisogno di maggiore espansione urbanistica, abbiamo la necessità di recuperare quello che c'è nel sedime urbano. Io cito un esempio, poi spero di essere smentito: il Comune di Terni è proprietario di circa 340 appartamenti che il più delle volte stanno in una situazione, diciamo, non brillante. Allora, è possibile ragionare con l'ADER e la Regione dell'Umbria e il Comune per mettere in movimento questo patrimonio e costruire delle opportunità di riqualificazione sia del tessuto urbano che dei centri abitativi, e che consentano alle persone che ne hanno bisogno di avere una risposta seria, organizzata? Chiaramente questo significa rivedere anche le questioni degli affitti di questi appartamenti, significa rivedere alcune questioni che regolano il rapporto tra istituzione cittadino e forze economiche. E noi abbiamo l'interesse a rilanciare questo ragionamento sull'edilizia, perché pensiamo che costituisca un punto, un motore della ripresa economica. Emanuele ha parlato di un range di ragazzi. Faccio due esempi sicuramente macro. Uno riguarda la Cina, dove nel 2016 si sono laureati 8 milioni di cinesi. L'Italia ha una media del 18% contro la media OCSE che è del 37%. L'Estonia sta investendo il 6% del PIL ogni anno in istruzione. Noi il 4,9. In termini economici abbiamo investito 8 miliardi di euro in 5 anni per la cassa della mobilità in deroga, e al tempo stesso abbiamo perso altrettanto risorse per gli investimenti nella scuola. Questo per dire cosa? Praticamente che le politiche nazionali, chiaramente, per risolvere un problema che andava chiaramente gestito e risolto, praticamente andava a penalizzare che cosa? Il futuro dei nostri ragazzi. Il problema è che tu dicevi le menti se ne vanno, è vero, ma io penso che quello che sto per dire succeda anche in CGL, dove arrivano ragazzi che hanno dei curricula che sono veramente ricchi anche di esperienze, ricchi anche di professionalità, ma che arrivano a 32 anni che riescono a trovare un'occupazione. E allora ritorniamo al discorso che facevo, è un punto in cui chiaramente a questi ragazzi bisogna creare le condizioni per dirgli: piuttosto che fai quest'altro. Ma questo lo dobbiamo fare insieme a tutti gli attori sociali, perché chiaramente la Fabrizi, che citava Attilio, ha oggi questo tipo di esigenza, e magari i nostri figli riempiono, per carità, sono scelte poi personali, i licei, poi troviamo che fra
terminato un percorso di studi, ragazzi che si ritrovano, può darsi, con delle situazioni complicate per trovare un'occupazione. C'è che cosa? La Regione nei mesi scorsi ha messo in atto, cioè ha votato la legge regionale sul lavoro, quindi nasce quella che nascerà l'ARPA, l'Agenzia Regionale delle Politiche Attive sul Lavoro, un pezzo di quello che era il Job Act. Personalmente avrei preferito che il Job Act nascesse da questa agenzia e poi eventualmente tirasse le altre esperienze. Ma cosa prevede questa legge regionale? La promozione del lavoro stabile, la promozione del lavoro dignitoso, l'apprendimento permanente e politiche che vanno a sostituire le politiche difensive con politiche attive. E per fare tutto ciò, ripeto, c'è bisogno che tutti gli attori interagiscano tra di loro, perché se non c'è, rischio di essere noioso, lo so, ma tanto il fulcro è che se non c'è l'analisi del fabbisogno territoriale, è inutile avere qualsiasi tipo di ragionamento sulle politiche attive del lavoro. Si rischia di fare una formazione che serve solo ed esclusivamente agli enti formatori, come purtroppo ha servito negli ultimi vent'anni, ma non serve ai ragazzi e non serve a quelle persone che diceva Emanuele, che si trovano in una condizione che il lavoro oggi non ce l'hanno e che difficilmente riusciranno a trovare. No, io lascio spazio ai colleghi, sottolineo soltanto che io parlavo anche del discorso delle aziende che tendono magari a penalizzare quella fascia che si trova magari ferma e senza lavoro, e magari cerca, io scorro magari, mi capita di vedere sulle pagine dei nostri quotidiani le offerte, di lavoro, le proposte di lavoro, e leggo età massima 35 anni, età massima 36, ma il padre di famiglia di 42, 43, 45, che sta senza lavoro e che magari ha un'esperienza già da padre che potrebbe essere utile. Perché diventa inutile? Che cosa il sindacato può fare perché questo, perché lui non diventa inutile? Chiedere una politica attiva per il lavoro. Questo è l'unico strumento che abbiamo a disposizione, cioè pretendere che non ci siano più i limiti anagrafici, perché a 22 si leggono spesso delle notizie in cui si cercano lavoratori che però devono avere una determinata esperienza, perché sennò le imprese non assumono. Quindi quelli che escono dalla scuola 18, 19, 20 anni sono preclusi a questo accesso. Chi è sopra 50 le aziende li considerano ormai vecchi, questo è il dato vero, non utilizzabili. Lì si è creato un cuneo tantissimo che non consente di dare risposte vere. Noi pretendiamo invece che si agisca sulle politiche attive mettendo fine alle barriere anagrafiche e guardando nel merito le competenze e la qualità delle persone che vengono messe in campo. Poi, se qualche impresa anche grande del nostro territorio assumesse di meno a Milano e chiamasse di più giovani del Ternano, forse darebbero un serio contributo al disagio occupazionale che c'è nel territorio di Terni. E io credo che questa non sia una richiesta tesa a definire i confini territoriali. Si pretende che chi svolge attività imprenditoriali su questo territorio abbia la dovuta attenzione nei confronti delle persone che abitano questo territorio, perché se si escludono, chiaramente quel disagio a cui facevi riferimento tu è un disagio insuperabile. Io ho letto che qualche multinazionale ha fatto delle assunzioni significative. Beh, insomma, io penso che queste assunzioni dovrebbero avere un'attenzione, in queste assunzioni si dovrebbe avere un'attenzione nei confronti del pubblico, dei disoccupati, che si
nessuno uomo dell'area urbana, perché cominciamo a dire le cose da quello che sono e pretendiamo che ci sia un atteggiamento serio e coerente sotto questi aspetti, che non faccia sconti a nessuno, perché in una situazione di crisi c'è qualche multinazionale che della crisi ne approfitta. Rispetto velocemente due cose. Una, che nell'area di crisi si va comunque, c'è un capitolo che va verso quella direzione, dove il bacino dei lavoratori da occupare vengono a identificare come dei soggetti che sono percettori. Che non sono più percettori di ammortizzatori sociali, che sono percettori di indennità di mobilità, NASPI e quant'altro. E poi che si vada sempre verso, e questo qualche categoria, quella degli americani per esempio l'ha già fatto, dell'introduzione del diritto alla formazione come diritto soggettivo, che diventa il secondo più importante diritto soggettivo dopo la salute. Questo, e di questo qui noi dovremmo parlare sempre più spesso per pretendere poi la risoluzione di questi problemi. Grazie, sì, due questioni che era proposto quello che è poi il tuo momento vostro. La prima riguarda uno degli elementi di meno di realizzazione di questo territorio, secondo me, quello degli appalti, nella misura in cui questi appalti continuano ad essere assegnati con i criteri, ad esempio del massimo ribasso, quello della pulizia del comune, dove sarebbe dovuta anche creare poi la responsabilità di un'istituzione che al tempo era ancora nel pieno dei suoi poteri, quindi in difficoltà la situazione sociale, che oltre che particolare la situazione in questione rischia di introdurre un modello piuttosto pesante per questo territorio. Ovviamente il discorso a parte non riguarda solo quelli assegnati agli enti pubblici, ma anche da grandi aziende come ASCA, e quello è uno spazio in cui ci sono magari dei timori da parte di chi osserva, perché non solo si va magari verso uno spacchettamento di funzioni che comunque sono principali ma assegnate a sotto aziende magari molto meno sindacalizzate, ma c'è anche quello dell'aspetto dell'infiltrazione. Faccio riferimento a quello che dice costantemente la procura generale presso la Corte d'Appello, cioè che il territorio nostro è sano. Poi leggo la relazione citata da voi, non recentissima, ma comunque indicativa, e qui dice che invece pure a livello di Calabria e Campania e Sicilia. Chi c'ha ragione? Allora, innanzitutto il tema degli appalti, capito, riguarda il pubblico e il privato. Nel privato sono anni che cerchiamo con un'organizzazione americani in primis, ma non solo attraverso loro, di realizzare un protocollo con le associazioni territoriali, ma nonostante le nostre richieste utili non siamo mai riusciti ad elaborarlo. Ma questo perché noi crediamo che gli appalti che devono essere assegnati devono rispondere ai livelli di efficienza, di efficacia e di equità. Però poi che succede qui intorno al pubblico? Che soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito sempre più a gare al massimo basso. Però qui c'è un aspetto che prima toccavo a Tiglio, che riguarda un po' tutto il mondo, di chi prova a gestire la comunità. Perché se uno gestisce un appalto, qualcun altro che denuncia perché è stato dato un appalto invece che attivo, è chiaro che chi deve scegliere poi definisce un criterio che è l'appalto, quella del massimo del basso. Dopodiché però si ha un'altra fase, che è quella della qualità della prestazione. Perché poi la qualità della prestazione non è del secondo piano, perché se noi pensiamo all'appalto del verde, se il verde viene valutato in una certa maniera, beneficiata,
chiaramente il lavoratore che fa questo appalto, ma anche la comunità che ha il taglio del verde e può gestire, non può utilizzare. E così come se riferite questa storia attuale, l'avete scritto e non abbiamo parlato, l'abbiamo denunciato rispetto all'appalto assegnato ai nomi in comune rispetto alle pulizie. Se si segue una certa logica e poi dopo il dipendente si deve portare la carta alla casa della genica, o che il bagno viene pulito una volta a settimana, o che i lavoratori sono costretti a lavorare 29 minuti da una parte e gli altri 21 dall'altra, cioè, significa abbrutire una società. Ecco perché noi cerchiamo costantemente di rimettere al centro il tema degli appalti, partendo anche dalla qualità della prestazione, che deve essere un valore misurabile di cui bisogna tener conto anche nelle gare, proprio per avere quei requisiti di efficienza, efficacia ed equità che dicevo all'inizio. Come hai detto, io ho scritto due cose fondamentali. La prima, che è una richiesta che facciamo alle forze politiche presenti in regione, che anche la regione di Umbria si doti di una legge che non può essere solo circoscritta al mondo del pubblico, ma deve investire complessivamente tutte le parti. Perché? Perché, come diceva Riccardo, noi abbiamo più volte provato con le nostre controparti naturali, le associazioni naturali, a definire un protocollo, un accordo di comportamento, e non ci siamo riusciti. Questo è il dato vero, perché le aziende rivendicano il loro diritto privato di vivere le relazioni negli appalti in piena autonomia, non vincolata a norme. E spesso nel privato si hanno comportamenti, è paradossale dirlo, ma più coerenti rispetto agli atteggiamenti che si sono avuti nel pubblico, perché poi comunque il privato ha la necessità di verificare l'assegnazione del lavoro fatto a una ditta terza. Il problema dove si pone, si crea in maniera preoccupante, quando all'interno dell'appalto si allargano le maglie e si sviluppa un sistema di filiera degli appalti, che aggiunta subappalto e subappalto, dove non esiste forma di controllo perché non c'è segnalizzazione e non esistono le condizioni per capire qual è la fase terminale del processo organizzativo. Nel pubblico, purtroppo, si è determinata una situazione in cui l'economicità o il risparmio ha portato ad operazioni che sono poco compatibili con la qualità e l'efficacia delle prestazioni. Perché, lo citavi tu, questa delle pulizie dei locali comunali ne è l'esempio, ma non è l'unico esempio. Qui siamo arrivati al taglio, mi sembra, del 64%, cioè significa che su 100 euro c'è un ribasso di 64 euro. Io mi chiedo, qual è l'utile di presa? Qual è l'organizzazione che permette di garantire un trattamento economico ai dipendenti che sia dignitoso? Non c'è. Allora, noi lo scriviamo. L'Umbria va monitorata, perché laddove si verificano queste situazioni, senza nessun pregiudizio di carattere politico-culturale, noi registriamo prevalentemente imprese che vengono dal sud. Perché vengono dal sud? Domanda. Come non facciamo, non siamo organi di polizia, gli organi di polizia dovrebbero avere intelligenza, la capacità, la tempestività di verificare le caratteristiche. Poi sappiamo benissimo che molte di queste società che si aggiudicano questi appalti vengono e sono non pulite, di più con la candeggina la fate, cioè nel senso che è difficile capire qual è la natura dell'impresa. Però un'impresa che fa il 64% di ribasso, l'impresa che sul mercato non si legge, cioè questa è una condizione sulla quale bisogna assolutamente intervenire. Non a caso, richiesta di legge regionale, poi noi abbiamo anche attivato un tavolo
in prefettura, siamo rimasti all'impegno di fornire al prefetto una documentazione articolata sulle vicende degli appalti nel Termano, con degli esempi poi a cui ispirarsi in altre realtà dove una parte un segno l'hanno messo. E questa è una delle questioni fondamentali. Penso di non scomodare nessuno, ma vi richiamo pari lavoro, pari salario, per noi fondamentale, al di là del colore delle tute che caratterizzano le persone o le imprese che vivono all'interno di un'esperienza di sito o di ente. Purtroppo questa situazione è una situazione complicata, per cui da soli non ce la facciamo. C'è bisogno del ruolo delle istituzioni che devono ripristinare regole che siano regole certe e che non consentano a nessuno di interpretarle in deroga con concessioni che penalizzano sicuramente tutti i lavoratori. Questa è la ripetizione, ha fatto Agua, ma io penso anche a tutta la partita del Verde, al ruolo delle cooperative sociali. Ieri c'è un articolo bellissimo sul Corriere della Sera di Spalla, dove il giornalista si interrogava sulle funzioni del quarto potere. Io penso, e non è quello del TAPA, secondo il giornalista il quarto potere, io penso che ci siano condizioni e necessità per cui in democrazia, una volta rispettate le regole, definiti i criteri, quelli diventano gli strumenti selettivi attraverso i quali si opera. Perché se vengono sempre messi in discussione e non si arriva da nessuna parte, quando prima dicevo che bisogna superare la barbarie in questa città, io penso che non esiste una via giudiziaria al socialismo. Io credo che si debba governare in maniera responsabile le istituzioni, in modo trasparente, però compito di chi governa è scegliere, compito di chi fa l'opposizione è fare l'opposizione. Non utilizzare o richiedere interventi che blocchino le decisioni di chi governa, perché così non si va da nessuna parte e la pagano in modo particolare più deboli lavoratori e la pagano in maniera pesante, perché è quello che stiamo registrando quotidianamente, perché ripeto, la cooperativa, la cooperazione sociale di tipo B, non mi interessa il nome, è una cooperazione che ha determinate caratteristiche, dove accanto al lavoro c'è anche il tema del reintegro, dell'assistenza, dell'accompagnamento, e quale impresa normale lo farebbe un'operazione di questo genere? E noi lì dobbiamo a questi cittadini, che sicuramente hanno sbagliato nel corso della loro vita, che hanno fatto anche, che hanno condotto una vita sulla quale potremmo dare giudizi, ma che non possono essere messi all'indice o esclusi, o comunque allontanati, perché la loro emarginazione è un elemento di crescita del loro disagio e noi il disagio lo dobbiamo superare, non lo possiamo sviluppare o alimentare. Questo è un tema, come tutte le altre questioni sulle quali stiamo tentando di ragionare rispetto al tema degli impatti. Grazie. L'altra è una riflessione su questo evento che avete organizzato, sugli stati generali, perché se a mio giudizio, oltre che dover combattere magari questa posizione che avete già ribadito più volte oggi, contro l'aggressività, le prese di posizione, talvolta strumentali, forse bisogna anche combattere contro certe pastorie. La domanda che premette il discorso è questa: come si fa a far passare alcuni dei concetti o attivare una discussione come quella che voi avete messo in campo oggi, cercando di farla diventare proficua? Perché il contesto è fatto, cito due casi pratici, cioè due lavori, ma sicuramente il tribunale in cui c'è sicuramente ampia disponibilità, quantomeno a volte distanziata, ma molto spesso di facciata, da cogliere, sì, sì, riflettiamo, possiamo avanzare proposte, però è limitata questa fase che ci separa un po'. L'altro discorso è sicuramente esiste in regione sull'analisi del territorio regionale, in cui esempio un segretario regionale, una specie scala della CGL, ha definito Confindustria d'Oriente, nel senso Confindustria presente a quel tavolo, ma che non si riferisce mai la parola. Quindi
quel discorso che proposte avanze dovrà inserire anche un discorso più ampio in cui se ne controparti dare un atteggiamento del genere, forse ci sono molte meno chance che alcune proposte possano venire, non dico attuali, ma semplicemente valutare. Infine siamo in un contesto cittadino in cui i pastori fanno riferimento a, cioè, a partiti che sono ovviamente suddivisi e spacchettati tra loro, che magari hanno anime che concepiscono il progetto di mezzo di crisi complessa con un qualcosa quando la vicina si fa capire di realizzarlo, perché certi capitali non verranno mai attivati dal privato, e allora tu percepisci che la resistenza rispetto a certe idee è più che opposizione esplicita, è una resistenza passiva che rischia di bloccare le cose di un'insegnazione. La proposta vostra di oggi, come può riuscire a muoversi in un contesto che è tutt'altro, secondo me, di via da questo punto di vista? Allora, innanzitutto partendo dall'amore per la città, perché comunque noi amiamo questa città, amiamo questo territorio, cerchiamo di lavorare affinché non è retorica, possa non fare il bene di noi. Come, intanto come industria abbiamo cercato praticamente stiamo cercando, riusciremo nei prossimi giorni a essere su un tavolo insieme, no? Per parlare di quello che era un po' il cappello del documento, quindi dell'accordo a livello nazionale fatto nelle settimane scorse, per tradurlo proprio sul nostro comprensorio, perché lì ci sono le direttrici guida che se dovessero essere adottate ne cominceremo a ottenere dei benefici. Per quanto concerne l'area di crisi complessa, è chiaro, una commissione a livello nazionale, intanto ci interfacciamo con gli altri colleghi su cui l'area di crisi complessa è stata portata, sarà perché poi dopo ci sono anche altre situazioni, altri canali di investimento che potremmo andare a trarre. E l'idea, continuo a ripetere, di lavorare attorno alle questioni ambientali è a prescindere dalla crisi complessa, perché ci sono i fondi e le risorse a livello europeo, e invece di far presentare progetti solo ed esclusivamente da alcuni paesi, no, nella comunità europea, Germania o quelli insomma dell'Europa del Nord, riuscissimo a, una volta all'anno, a creare comunità e a tirare l'opera. Regionale, su richiesta di CGL CISL-UIL, siamo riusciti a convincere la regione, e in questo caso l'assessorato dello sviluppo economico e non solo, ma anche le associazioni datoriali a mettersi attorno al tavolo. C'è l'elaborazione di un documento, prima di tutto c'è l'analisi, è stata commissionata in queste ore alla facoltà di Perugia, dell'università, dopodiché l'obiettivo praticamente è quello di arrivare nel prossimo autunno a esercitare un'azione di marketing territoriale, cogliendo appunto tutte quelle che sono opportunità. È chiaro, alla politica abbiamo detto solamente una cosa: non può essere un bluff. Questa volta non può essere un bluff, perché ci sono state le elezioni che sono andate in una certa maniera, i cittadini hanno votato, si sono espressi, e non può essere un male di Dio, perché l'occasione, ripeto, è da cogliere, e da cogliere sul serio. Se c'è la volontà, finalmente bisogna mettere a rete, al sistema, tutte quelle opportunità che ci sono. Se serve solo a fare le passerelle, non è roba che stavolta che ci interessa a noi, e con il CGL CISL-UIL poi intraprenderemo quelle azioni necessarie a supportare
sono 58 milioni per quanto riguarda l'area di residenza. Esistono dei dati relativi all'articolazione sull'utilizzazione di 58 milioni, alle imprese il compito di svolgere il ruolo che gli compete. Non può questa parte economica essere intesa come una nuova legge Salvini, per capirci non può servire per rinnovare gli impianti, ma deve servire per creare nuova occupazione. Su questo siamo in attesa di conoscere i progetti, sapendo che esistono delle indicazioni precise. Sui partiti di Italia non entro perché sono rispettoso del travaglio che riguarda ogni singola organizzazione. Sarei estremamente infastidito se i partiti si occupassero delle vicende interne alla CGIL, quindi non intendo assolutamente dire nulla. Nei partiti chiaramente ci aspettiamo atteggiamenti coerenti e responsabili. Che cosa possiamo fare? Quello che facciamo quotidianamente. Noi facciamo un'azione sindacale che passa attraverso la contrattazione, che passa attraverso il confronto, che passa attraverso la proposta, e su questo chiediamo agli altri di riconoscerci questo ruolo e contemporaneamente capire quali possono essere i punti di mediazione, perché io penso che in democrazia il compromesso onorevole è un valore, non è un disvalore. Chi pensava che la disintermediazione del sindacato fosse l'obiettivo da raggiungere, nei fatti si è reso conto che le parti sociali e il ruolo dell'intermediazione è fondamentale, perché se no la società si polverizza e polverizzandosi emerge l'individualismo, e con l'individualismo non si va da nessuna parte, passa solo la legge del più forte. Noi vogliamo invece che su questo terreno ci sia il riconoscimento delle parti sociali e ci sia il riconoscimento del ruolo e delle funzioni che vengono rappresentate nelle parti. A conferme, perché facciamo l'elezione dell'RSU, del rinnovo dell'RSU, abbiamo una partecipazione al voto altissima tra i lavoratori, cioè che si arriva al campo 85, addirittura in alcune situazioni anche il 90, e le organizzazioni sindacali hanno il voto dei lavoratori stessi, che li delegano a rappresentare. Ecco, noi questa funzione la vogliamo svolgere tutta e chiediamo ai nostri interlocutori un'attenzione rispetto alle questioni che poniamo. Di un gruppo dirigente chiuso, ma sono il frutto di un lavoro che passa i segnali che il 4 marzo siano arrivati in questa direzione. Mi auguro che anche coloro che sono più presti a capire capiscano che in Umbria c'è bisogno di un movimento virtuoso. Dicevo Riccardo, come segretario regionale abbiamo posto delle questioni, abbiamo detto di declinarle nei territori, siamo qui con la nostra proposta in maniera che nessuno dica che il sindacato non è propositivo, è solo rappresentante della protesta. Con questo non è. Noi abbiamo fatto delle proposte, fatto diceva Alessio, stantie, vecchio, ripetitive, ma sono le proposte delle organizzazioni sindacali che sono in di un'elaborazione che ho preso a preletto per dire questa cosa. Quindi credo che questo sia il senso, la funzione, è chiaro, quello che riusciremo a fare. Noi siamo impegnati su questo. D'altronde, lo ricordavi all'inizio, no? Sull'area di crisi complessa, il riconoscimento dell'area di crisi complessa, diciamo che non era. Nei fatti, stando ai fatti, perché poi sui retropensieri è sempre complicato ragionare, sui fatti noi abbiamo oggi un programma, un'organizzazione delle risorse, tre siamo stati convocati per la presentazione delle schede che sono state inviate al Ministero, noi stiamo a questo. Poi se ci sono persone perplesse, ce n'erano tante all'inizio, mi ricordo che ci accusavano di
dato l'immagine di questa comunità solo in negativo, che era necessario discutere di come organizzare l'accoglienza nei ristoranti e negli alberghi. Poi magari le persone che sostenevano queste cose sono tra i presentatori di progetti per il finanziamento degli strumenti e questo, quindi il ripensamento è parte fondamentale della vita del mondo. Marta Rosati, 2024. Delle mie domande avete già risposto. No, io volevo un attimo tornare sul discorso degli appalti, ma facendo una riflessione un pochino più profonda, perché accadono delle cose nel terzo mondo, soprattutto come dicevate voi, soprattutto nel pubblico. E quando un ente, magari il comune interno, si trova in una condizione di predissesto, oppure come dicevi benissimo tu, quando assegni gli appalti con un'offerta migliore, poi trovi continui ricorsi da parte di chi non è stato ammesso. E la legge ti consente a questi enti di comunque affidare a queste aree al massimo ribasso. Mi chiedo che valore ha la politica? Grazie. Questa è una espressione che un'altra, perché al di là della gara al massimo ribasso, spesso e volentieri lo vediamo nel privato, ma purtroppo non è un pubblico, chi partecipa alle gare non si rende conto se applicano dei contratti nazionali oppure no. E questo non è un aspetto di secondaria importanza, perché anche sul terra esistono dei soggetti che cercano praticamente di sostituirsi alla contrattazione nazionale convincendo i lavoratori del lavoro e quant'altro ad sottoscrivere contratti in araba, noi li definiamo così. E non a caso il CNEL, che doveva essere abolito secondo alcuni, ma che è rimasto in vita, ha calcolato praticamente che rispetto ai 200 circa contratti nazionali sottoscritti non in una certa maniera, ce ne sono altri 600 di associazioni sindacali, non dico fittizie perché esistono, ma che comunque... E certo, per fare questo c'è ancora delle scelte politiche che rimettono al centro non solo il lavoro ma anche la persona, e che lo facciano come si dice, nel migliore dei modi, in maniera intelligente. Purtroppo Attilio oggi è stato forse più diplomatico di me rispetto a alcune questioni, però anche in Umbria abbiamo denunciato come organizzazioni che ci sono dei politici che quando si è utile si creano un sindacato di comodo e che poi fanno danni contrattuali, e questo noi dobbiamo denunciare, perché questa è una situazione inaccettabile, che proprio per andare nella direzione che della buona riflessione serve un cambio di passo, un cambio di qualità anche da parte della politica e dei politici, ma non significa che esiste solo CGL e CISL, no? I sindacali esistono anche altri, ma non è possibile, ripeto, che laddove fa comodo si dia spazio a sindacati di comodo che poi tolgono, che ne so, la mensilità per, no? Dice, ma non ti preoccupare, tanto si può fare, lo scarto, ma sì, tanto, no? A buia. Ma queste cose non sono più possibili in un contesto attuale. Noi come sindacato lo stiamo denunciando, come CGL CISL UIL e come industria l'abbiamo messo dentro sul bianco, perché vedremo quello che riuscirà ad essere, anche perché il tema della rappresentanza interessa a noi, ma interessa gioco forse anche alle associazioni datoriali, perché penso che anche a loro interessi un lavoro dignitoso e un lavoro di qualità.
l'accettazione dell'individualismo nella società porta attraverso la crisi dei partiti, ha portato ovviamente all'affermazione della persona, per cui la persona che deve raccogliere voti è portato ad organizzarsi non solo nella giusta concorrenza politica, spesso fa delle operazioni che sul piano sindacale creano notevoli difficoltà determinando una situazione di dumping. Non è un caso che noi stiamo utilizzando i dati forniti al CNEL per dire che non è pensabile che su 800 circa, Alessandro correggimi se sbaglio, 800 contratti registrati, solo 200 appagliato con la gente sono contratti regolari, tutto il resto è sottoposto ad accordi pirata con associazioni spesso familiari, mettiamola così, che hanno ovviamente il vizio, come tutte le associazioni familiari, di corporativizzare il rapporto di lavoro. E questo è un elemento che inquina il sistema delle relazioni e che indebolisce tutta la partita della contrattazione. Rispetto alle vicende inerenti all'aggiudicazione degli appalti anche del pubblico, ci sono delle norme precise, perché poi anche i funzionari pubblici che sono chiamati ad analizzare le proposte e quindi poi a fare la delibera di aggiudicazione hanno degli strumenti che gli consentono di valutare la qualità dell'offerta e quindi anche le caratteristiche dell'impresa, perché torno a ripetere fino alla noia, l'impresa che si è aggiudicata le pulizie al comune di Terni, io vorrei sapere quale contratto applica, qual è la paga oraria, quali sono gli strumenti protettivi nei confronti dei lavoratori e come dispone il lavoro, perché se insomma con quella proposta di offerta tutti questi elementi sono secondo me messi fortemente in discussione. Se si parla di superficie da pulire, se si parla di tempo impiegato per pulire, non è che poi questo diventa un elemento flessibile su cui si può giocare facendo delle operazioni a ribasso che chiaramente penalizzano i lavoratori stessi, a meno che, non so, si ricorra a soluzioni tecniche diverse, magari di giorno non si pulisce e poi di notte si pulisce con il lavoro nero, cioè non lo so. Allora io penso che sarebbe utile che l'istituzione, in questo caso gli organi preposti al controllo della qualità dell'appalto, su questo esercitano fino in fondo la loro funzione, il loro ruolo, per evitare che ci siano delle irregolarità nell'esecuzione dell'appalto. Oppure penso nel passato, vicende che hanno riguardato le cooperative sociali di tipo B, dove magari transitavano dei lavoratori che non avevano le caratteristiche del cooperatore sociale di tipo B e quindi venivano trattati in una situazione economica che non era adeguata rispetto al lavoro, rispetto alle caratteristiche contrattuali e rispetto alla tipologia che doveva essere messa in campo. Per cui su questo noi siamo arrivati fino all'ispettorato del lavoro, stiamo chiedendo che vengano fatti controlli e verifiche periodiche, perché poi ci rendiamo conto anche delle difficoltà in cui versa l'ispettorato, perché non avendo personale o avendo personale insufficiente, certo questa operazione di controllo corre qualche rischio, però questo è il terreno su cui possiamo agire. Chi governa deve avere questo senso di responsabilità e anche questa tutela e interesse verso il mondo del lavoro che protegge. Certo, io non mi iscrivo al club di chi diceva che la legge 81 votata dal governo Prodi rispetto alla sicurezza
era un orpello e uno strumento che appesantiva la vita d'impresa, e quindi chi è venuto dopo il governo Prodi si è impegnato a destrutturare la legge 81. Io a quel club non sono iscritto, non mi interessa, e penso che sia un errore indebolire e destrutturare la legge 81, che prevedeva l'esposizione del distintivo del lavoratore, che prevedeva delle norme riguardanti l'organizzazione del lavoro, la spesa, cioè tutte quelle cose che erano a tutela di questi lavoratori più deboli. Vorrei aprire una parentesi su AST, perché tanto nell'immaginario collettivo Terni è la città di acciaio, forse anche, o oltre i confini. Sì, ok, però... appunto, per questo proprio volevo chiedere per quanto tempo ancora Terni sarà la città dell'acciaio e poi no, soprattutto su quale direttrice dovrebbe muoversi magari il prossimo sindaco, visto che siamo vicini alle elezioni, su quale direttrice di sviluppo bisogna muoversi per andare oltre l'acciaio. Il prossimo sindaco, dico che nei confronti di Alta abbia poco da fare, bisognerebbe dire ai tedeschi che cosa intendono fare, la proprietà ThyssenKrupp. Io mi auguro che rapidamente sciolgano il nodo rispetto ai passaggi di proprietà, perché ormai è chiaro che Alta marginalmente vive all'interno del sistema ThyssenKrupp. Ci davano dei dati, c'era anche tu Riccardo in una riunione, dove su 300.000 tonnellate di acciaio inossidabile consumate dal materials, 50.000 tonnellate sono state comprate in AST, 250.000 comprate in Osta, competitor di AST e non proprietà del materials ThyssenKrupp. Quindi questa è la dimostrazione di come la proprietà tratta uno stabilimento che continua ad essere strategico. Noi siamo il secondo paese produttore e consumatore di acciaio inossidabile, per cui secondo me la risposta è questa. Non abbiamo il ministro Calenda aveva avanzato delle ipotesi sulle quali potevamo anche ragionare, ora non so se il nuovo governo, se si farà un nuovo governo, intenderà operare in questa direzione. È chiaro che avere un polo della siderurgia pubblica per noi sarebbe auspicabile, però un polo della siderurgia in Italia che si muova nella direzione di difendere una delle produzioni strategiche, perché insomma adesso tagliato con l'accetta, noi parliamo di una produzione che in Europa dovrebbe vedere circa 2 milioni e mezzo, 3 milioni di tonnellate consumate, di cui l'Europa ne produce quasi 2 milioni, di questi 2 milioni, forse di più, insomma 1 milione e 3, che è 1 milione e 100, 1 milione e 3 in Germania, 1 milione e 100 in Italia, io credo che l'Italia non possa farne a meno di questa attività. Chiaro che noi abbiamo bisogno, forse se non si è capito nel corso della giornata, lo ripeto, di un management che sia adeguato alla gestione di questi impianti, cosa che così oggi non è. Quindi abbiamo la necessità di avere un'interlocuzione che sia, come dire, affidabile, in grado di mantenere gli impegni che si assumono, perché con Riccardo e la Will facevano un convegno sull'ambiente, io ricordo un ingegnere della Terni che ci disse che a dicembre non aveva detto l'anno. Il convegno facevamo a novembre, ci disse che a dicembre avrebbero affidato la gara per la realizzazione degli impianti per quanto riguardava lo smaltimento delle scorie. Ricordo ancora la collina dei sogni, che doveva diventare il parco naturale di Terni, lo ricordo, ma non ne sento più parlare, non so. Avevano anche impegnato un architetto di fama mondiale per la realizzazione di teatri, percorsi ciclabili, però mi sembra che sia scomparsa, era una meteora, quindi è apparsa e scomparsa. Noi abbiamo bisogno di un management che
sulle questioni della produzione, sulle questioni relative al rapporto con la città, sulle questioni relative all'ambiente, agisca. Diciamo senza voce, siamo nel documento, forse non sia sfuggito, ma per noi è parte fondamentale, c'è tutta la questione che riguarda l'organizzazione dei servizi sociosanitari, che non sono partite rilevante, bisogna ricordare che nel bilancio regionale è la prima voce quella della sanità, dove noi abbiamo la necessità di affrontare due problemi: invecchiamento della popolazione ternana e quindi organizzazione dei servizi che incrocino le domande crescenti, quindi mi occupo, deve essere un obiettivo. E la seconda questione è riguarda l'organizzazione del sistema sanitario. Abbiamo detto tre cose. Lista d'attesa, pronto soccorso, casa della salute. Su queste tre cose, oltre chiaramente a tutta la meritoria operazione che hanno fatto le categorie per quanto riguarda il riconoscimento stabilizzazione dei precari e il problema dell'organizzazione dei lavori e quindi del personale. Noi su queste delle cose vogliamo delle risposte precise. Si è aperta una vertenza circa un anno fa, abbiamo posto queste domande attraverso un documento all'assessore regionale. Io credo che ci sia un modo da tergiversare, c'è bisogno di atti concreti, perché questa sta diventando una delle voci del disagio cittadino, e noi su questo pretendiamo che ci sia la dovuta attenzione e comportamenti conseguenti. Il sindacato dei pensionati della CGL, della CGL della UIL ha fatto una trattativa meritoria con la controparte, in questo caso la direzione dell'ASL 2, è in piedi un confronto, anche lì ci aspettiamo l'arrivo delle risposte rispetto alle questioni che abbiamo posto sempre sul sistema dei servizi. Non siamo più nelle condizioni di tollerare non attenzioni, perché anche questo credo sia stato uno degli elementi di cui il giudizio gli elettori il 4 marzo l'hanno dato. Io velocemente appartengo alla generazione, mi riferisco sempre, del centro multimediale. No, pure no, però lo Zambino ha il suo tempo, forse ce lo mette. Che però, mi ricordo quando no, ero un po' più giovane, anche io doveva servire proprio a quelli della mia generazione, di trovare occupazione in un settore. Lo stesso progetto, adesso parlo velocemente, mi banalizzo, a Torino, attorno allo stesso progetto è stato costruito l'università, c'è di specializzazione, di tutto. Da noi, in questo caso, sono state effettuate probabilmente scelte politiche piuttosto che manageriali che hanno fatto sì che oggi il centro multimediale diventasse uno spazio per occupare gli uffici della regione piuttosto che altro. Perché questa premessa? Perché prima di sostituire l'acciaieria, chi amministrerà questa città, ma anche questa regione, dovrà trovare le condizioni eventualmente per sostituire, perché altrimenti rischiamo di perdere tempo e non averci poi la prima contro partita. Come? Io continuo a insistere su due temi, che sono quelli dell'ambiente, che fermi alla possibilità veramente di costruire qualcosa di importante, se come comunità decidiamo di veramente investire seriamente sull'economia circolare e sull'industria sostenibile, proprio perché lo diceva Marco, abbiamo un numero di multinazionali a cui chiedere queste cose, a cui chiedere il conto, non lo so, però secondo me se glielo chiediamo qualcosa in questa comunità devono ridare, e cosa di meglio appunto di quella di migliorare l'ambiente, di migliorare poi la salute nostra. L'altra questione riguarda la formazione, e qui mi riferisco all'importanza di avere o non avere un'università,
varie facoltà sono scomparse nel tempo, non è che oggi la sede dei processi, però ce n'abbiamo una, quella dell'economia, ci abbiamo dei professori, no, che fanno per esempio dell'economia civile un valore, anche qui perché non decidere una volta per tutte di, no, andare proprio ad elaborare la proposta ternana sui temi della sostenibilità ambientale, sui temi della sostenibilità sociale, sui temi, no, della sostenibilità economica, valorizzando quelle aziende che, no, fanno di questi tre pilastri la loro propria attività, non lo dico io, perché insomma, no, sicuramente, però qui ci sono degli insegnanti che stanno promuovendo queste cose, secondo me c'è un terreno fertile su cui poter lavorare, basterebbe un po' di volontà per promuovere, però attenzione, dire di chiudere l'acciaieria a prescindere rischia di essere insomma un problema. Chiedere al management certezze, lo stiamo facendo, lo stanno facendo in modo incontabile i segretari dei metalmeccanici in questo periodo, a mio avviso, prima che scada l'accordo del Ministero dello Sviluppo Economico, è necessario con l'azienda, con il management, con ThyssenKrupp, se mai verrà a Terni, fissare alcuni paletti proprio per ritornare al Ministero con le idee chiare, e perché su quell'accordo sofferto, guarda, delle idee ci sono, delle cose ci sono state in questi 3 anni e mezzo, hanno funzionato, alcune bene, alcune meno bene, e chiaramente il rispetto degli impegni, perché, e ritorno e concludo al discorso principale, se nell'economia circolare l'Europa dice che le discariche non dovranno essere più, se le politiche del riciclo dovranno essere determinanti per le nostre comunità, il progetto Scoria dell'Ast è sicuramente, va verso quella direzione, però se trascorrono i mesi, un mese dopo l'altro, e non si guaia, certo questo rischia di essere penalizzante, come penalizzante il fatto che sempre in quell'accordo del MISE ci sono dei soldi, milioni di euro per l'ambiente, che ancora non si decide come devono essere spesi. Regioni, AST, io le responsabilità non le conosco, però anche qui è un nodo da sciogliere sempre, perché a beneficiarne è l'azienda, i lavoratori, ma penso, visto il tema, anche la comunità. Grazie. Per le conclusioni lasciamo lo spazio a Angelo Manzotti, responsabile della CISL di Terni. Buongiorno, non voglio, non saranno le conclusioni perché forse quella polverina blu dell'asti potrebbe fare, no? Dicevo, non saranno le conclusioni perché il documento che è stato presentato stamattina, che è una proposta del sindacato confederale per dare comunque un contributo per il rilancio del settore economico di questo territorio, vuole essere un documento che deve essere portato all'attenzione un po' anche delle parti datoriali, delle associazioni, del mondo istituzionale tutto, ma volevamo anche avviare un dibattito e un confronto anche con chi si candida alla guida della città. Questo penso che sia un elemento importante. Perché dico questo? Perché questo territorio sta pagando lo scotto di una crisi altissima, dovuto a una situazione drammatica, dove dalla crisi, al di là di qualche tiepido segnale, non siamo ancora usciti dalla crisi, ma soprattutto questa ripresa non sta dando i risultati in termini occupazionali. L'altro elemento che paga lo scotto questo comparto è che la crisi ha eroso fortemente la piccola e media impresa, dove che è l'asse portante
della nostra economia territoriale. Quindi su questo penso che sia importante avviare comunque anche una riflessione. È la prima volta dal dopoguerra ad oggi che questa generazione esce più povera di quella precedente. È un segnale contro tendenza che comunque deve essere comunque rimosso. L'altra questione, abbiamo con la crisi abbiamo anche messo in un angolo una generazione, la generazione dei trentenni, per due motivi. La crisi che comunque non ha inficiato su un discorso occupazionale, ma l'altro è dovuto da una serie di provvedimenti che ha varato il governo, primi per tutti la legge Fornero, che comunque ha allungato l'età pensionabile e quindi di fatto i sessantenni si vedono costretti a rimanere sul proprio posto di lavoro e quindi non si è create quelle condizioni di questo ricambio generazionale. L'altra questione, che lo annunciamo da molto ma è giunto il momento che lo dobbiamo portare a termine, è la pressione fiscale e contributiva sul costo del lavoro. È incredibile che su un costo di 100 per l'impresa solo il 30% va nelle tasche del lavoratore, il 70% si perde nella burocrazia, nella pressione fiscale e contributiva. Questa è un'azione importante dove passa molto spesso anche la competitività delle imprese in una economia globalizzata. Quindi questo penso che sia un aspetto importante che mi auguro che il futuro governo se ne faccia carico. Dicevamo, questo territorio ha perso migliaia di posti di lavoro, sono stati sostituiti parzialmente con lavori saltuari e precari. Quando va bene il lavoro a tempo determinato, i giovani su questo territorio l'hanno ormai abbandonato, o quantomeno chi è rimasto vive in una fase di rassegnazione. Questo è un dato che è venuto fuori anche nella presentazione del bilancio sociale dell'INPS, dove comunque questo fenomeno deve essere attenzionato, perché altrimenti non scatta più il rapporto di sussidiarietà rispetto tra forza lavoro e forza e pensionati. Quindi questo è anche un altro elemento importante. In questi anni forse abbiamo perso qualche occasione, parecchie occasioni. Questo territorio è stato un territorio anche particolarmente dinamico, un territorio che comunque aveva anche alcune idee buone, per esempio dal patto di territorio, che comunque venivano fuori quattro elementi importanti che ancora oggi sono di grande attualità e sono anche oggi il presupposto, il substrato per rilanciare comunque l'economia di questo territorio, partendo dall'energia. Abbiamo tutte aziende nel territorio energivore, abbiamo il problema delle infrastrutture, è un territorio ancora isolato, quindi dobbiamo creare attrazione per imprese che vogliono venire a investire su questo territorio. Il problema della viabilità, che parlavamo comunque poco fa, ma soprattutto il ragionamento legato alla ricerca e all'innovazione, ai distretti tecnologici. Tante belle idee sono rimaste tutte sulla carta, ancora non realizzate, ma che comunque devono essere riprese per il rilancio dell'economia di questo territorio. Penso anche all'opportunità che forse abbiamo comunque sottovalutato, che è l'opportunità che ci veniva data dalla 181 sulle aree grise della siderurgia, che magari non è stato colto sempre perché c'è stato un problema dove non c'era una politica industriale chiara nella nostra regione, ma anche a livello nazionale. Quindi anche questo ha creato qualche problema. Quindi rispetto a questo scenario io penso che nessuno di noi può avere la ricetta per risolvere e rilanciare comunque l'economia. Io penso che sia opportuno oggi più di ieri condividere un patto con la forza imprenditoriale, perché anche gli imprenditori, è giunto il momento che escano un po' allo scoperto rispetto a questa situazione, le istituzioni che comunque debbono svolgere il proprio ruolo,
le forze sociali, anche noi come sindacato ci dobbiamo comunque rimettere in discussione, e soprattutto il sistema del credito. Il sistema del credito in un momento di difficoltà non può fare lo schettino della situazione, devono comunque rimanere e devono essere disponibili a finanziare progetti seri e credibili che vanno a un rilancio dell'economia del territorio. Quindi per il futuro si pensa a un territorio dove comunque debba prevalere l'attività industriale, quindi dobbiamo valorizzare la siderurgia, dobbiamo valorizzare la meccanica, dobbiamo realizzare la chimica, ma dobbiamo anche creare condizioni anche per un rilancio intelligente e una ricostruzione del settore dell'edilizia. Quindi un patto per il lavoro, per lo sviluppo e per l'occupazione, dove coinvolgendo addirittura il mondo del credito, mettendo in sinergia quello che oggi abbiamo a disposizione. L'area di crisi complessa è un canale importante, ma non deve essere solo quello. Dobbiamo comunque essere attrattivi nei confronti dei fondi europei e dobbiamo anche concentrarci sull'utilizzo dei fondi regionali. Quindi servono chiare e coerenti scelte di politiche industriali, partendo da un dato: le infrastrutture fanno la differenza, e quindi su questo e soprattutto le infrastrutture e l'approvvigionamento energetico, proprio perché l'energia, la voce energia nei bilanci aziendali sono voci importanti, e quindi dobbiamo creare quelle condizioni dove abbassare il costo dell'energia è fondamentale. Quindi quando parliamo di città industriale molto spesso vediamo dei segnali che vanno incontro tendenza. Uno tra tutti è la scelta che è stata fatta di smembrare il monitoraggio ambientale dell'ARPA da Terni e trasferirlo a Perugia. Il territorio industriale sta qui, la siderurgia sta qui, la chimica sta qui, e noi lo spostiamo in un altro territorio. Sicuramente a volte anche qualche scelta va nella direzione sbagliata. Un argomento interessante che comunque noi dobbiamo riprendere con forza e con determinazione è la questione, dicevo, delle infrastrutture, per evitare che comunque ci sia ancora questa fase di isolamento. Ora, negli anni passati si parlava di un progetto che era stato un protocollo siglato dai sindaci delle due regioni limitrofe, il progetto Civiter, che comunque era un accordo che riguardava i sindaci di Civitavecchia, Rieti e Viterbo, proprio per il collegamento con Civitavecchia e con il collegamento con il porto di Ancona. Questo penso che sia un elemento importante. Il porto di Civitavecchia non deve essere solo visto come un porto per attrarre materiali eccetera, ma è la prima frontiera per anche il turismo. Noi qui, accanto a una politica dell'acciaio e una politica della meccanica e della chimica, dobbiamo cominciare anche a ragionare di qualche altra cosa. Perché? Perché comunque le domande di offerta di lavoro non riescono a soddisfare quelle che sono le esigenze di questo territorio. Quindi dobbiamo partire da una politica più attenta, più oculata del territorio. Il territorio diventa l'elemento strategico per il rilancio dell'economia di una determinata area, e quindi partendo dalle bellezze naturali che comunque questo territorio ci offre. Per esempio, la Cascata delle Marmore è una bellezza che forse ci invidiano a livello mondiale, ma è sottovalutata. Quindi
ragionare sulla filiera turismo, cultura, ambiente può essere un elemento attrattivo che può creare nel corso del tempo anche occupazione, nuova occupazione, soprattutto anche a dei figure professionali, per esempio anche la stessa carcere. Mettendolo a sistema riusciremo a trovare non solo un turismo morti e fuggi, ma un turismo stanziale che comunque sosta nella nostra regione e quindi può anche apprezzare quello che può offrire la nostra regione. L'altra questione era quello del discorso della piastra logistica di Narni. Su questo abbiamo creato questa struttura, momentaneamente è rimasta una cattedrale nel deserto, se non creiamo le condizioni di collegamento con la E45, ma soprattutto anche il doppio collegamento ferroviario con Orte Ancona. Se ne parla da tanto, per il momento che dalle parole si passi comunque una volta per tutte ai fatti, se vogliamo ricreare comunque questa condizione di sviluppo nel nostro territorio. Noi, tra i vari punti che vorremmo affrontare su questo, è l'ambiente. Noi siamo convinti che l'attività produttiva si può coniugare tranquillamente con la questione ambientale. Perché ormai è cambiata un po' anche la sensibilità, l'approccio anche sulla cultura della sua salvaguardia dell'ambiente. Ora, su questo basti pensare comunque al progetto della chimica verde, abbiamo parlato stamattina in maniera anche abbondantemente il progetto di arte sul discorso delle scorie, tutto legato a una questione di economia circolare. Ma io parlo anche, per esempio, della questione dei rifiuti. È partita non molto tempo fa la raccolta differenziata. Su questo territorio mi sembra che siamo arrivati in una percentuale abbastanza soddisfacente. Siamo intorno al 72-74% con qualche punta di eccellenza che arriva addirittura all'80%. Ora però è giunto il momento di fare comunque quel salto di qualità, di portare, completare il ciclo definitivo dei rifiuti e quindi magari non solo il discorso dell'inceneritore, ma fare anche un passaggio sulla termovalorizzazione in modo tale da migliorare quelle che sono l'ambiente, migliorare comunque anche la qualità dell'aria, ma dall'altro lato dare comunque una risposta ai cittadini cercando di abbassare quella che è la relativa tassazione. Quindi dicevamo un progetto industriale che tenga ben presente quelle che sono un po' le esigenze del territorio, le bellezze del territorio e quindi la valorizzazione penso che sia un elemento importante del turismo cultura ambiente. Si è parlato molto degli appalti. Sugli appalti questo territorio è diventato un territorio molto appetibile, no? Dovuto a una difficoltà anche che comunque si sta riscontrando e quindi questa politica del massimo ribasso sta gravando pesantemente sui lavoratori in termini salariali e di sicurezza. Non a caso questo 1° maggio è caratterizzato da un focus sulla questione legata alla sicurezza, perché in un momento dove abbiamo perso migliaia di posti di lavoro abbiamo visto che c'è stata una forte impennata degli infortuni, delle malattie professionali, quindi sta a significare che questo ha causato un problema di totale o quasi indifferenza rispetto a quella che era una normativa importante e seria della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come sindacato noi facciamo anche la contrattazione sociale nei comuni. Ormai da qualche anno a questa parte assistiamo a dei tagli lineari sul sociale. In primis il comune di Terni che ha tagliato abbondantemente il 30% dei fondi. Questo va tutto a discapito dei servizi che comunque un ente locale deve erogare. Ma parlo anche della questione legata al discorso sanità. Noi oggi ci troviamo ci combattiamo il primato con la Liguria,
abbiamo un indice di invecchiamento pari al 148%. Quindi il problema sanità sta diventando un problema importante che necessita di risposte. Come sindacato, nel piano sanitario regionale che verrà parato, vorremmo tentare di avanzare alcune proposte, nel senso di creare un sistema sanitario a rete, dove le risposte non si hanno solo ed esclusivamente nelle quattro mura dell'ospedale, ma gli aspetti legati all'aspetto sanitario, ma soprattutto sociale, una funzione importante lo possono tranquillamente svolgere anche i distretti sanitari, in stretta collaborazione con addirittura i medici di base che possono svolgere un'azione importante. Solo così, facendo un sistema a rete, possiamo anche tranquillamente abbassare quella che sono un po' le liste di attesa, che è il nervo scoperto purtroppo della nostra situazione. Chiudo dicendo sull'industria 4.0 e sul passaggio alla quarta rivoluzione industriale, sulla digitalizzazione. Ora anche qui sta cambiando lo scenario, il mondo del lavoro che noi abbiamo conosciuto per tanti anni come sindacato sta cambiando. Quindi sta cambiando, cambierà, ci verranno fuori anche nuove forme di lavoro, e quindi serve anche un'azione forte anche del sindacato nell'approcciare un po' questo nuovo mondo del lavoro che sta avanzando. E su questo l'unica cosa che noi possiamo fare era spingerci fortemente sulla formazione e sulla riqualificazione professionale, spingendo fortemente sulla questione dell'apprendistato, che è il primo ingresso che fanno i giovani nel mondo del lavoro. Quindi la formazione continua diventa uno strumento importante e fondamentale proprio per acquisire quelle capacità e quelle professionalità che oggi in un mondo del lavoro globalizzato comunque ci richiede. Quindi questo penso che sia un elemento importante dove ci deve vedere tutti coinvolti per appunto dare un po' questo contributo che come sindacato confederale vogliamo dare per il rilancio di questo territorio che è stato per anni il volano dell'economia regionale. Non dobbiamo dimenticare che più del 50% del PIL regionale nei tempi d'oro veniva da questo territorio. Dobbiamo tornare ad essere quel motore pulsante dell'economia regionale, perché il vero polo industriale della regione si trova in questo territorio. Grazie e buon primo maggio a tutti.